Sono più di 4 milioni di persone e questi aiuti vengono anche da persone famose. Dietro la facciata il tema di questa sera ne parliamo appunto con tre donne famosissime che sono Marisa Lasio Calvi, Catherine Deneuve e Claudia Mori. Come sempre un uomo misterioso ci ascolta e ci intravede e chissà se si troverà più a suo agio nell'AREM piuttosto. Quanto che influisce nella scelta appunto di occuparsi degli altri che hanno bisogno, che soffrono, un certo senso di colpa per chi ha dei privilegi? Cioè lei lo sente questo, forse questo conflitto, questo senso di colpa? No, perché? No. Ho avuto un pizzico di fortuna. Però penso che se io faccio del bene oggi a qualcheduno, potrei in caso di bisogno riceverne altrettanto. Quindi certo. È uno scambio. Senti, Catherine, questo conflitto forse, questo piccolo o grande senso di colpa, tu lo senti? Sì. Cioè, in che modo, in che misura, come lo si manifesta in te? Penso che una cosa che mi rimaneva è un'educazione cattolica di pensare che un bene in un certo senso si deve pagare, i privilegi sono delle cose che possano dare del bene ma anche che danno un sentimento di differenza e di privilegio che può diventare pesante quando si vedano delle cose alle quali uno può essere più sensibile in un momento che dell'altro. Poi il senso della culpabilità è un senso che porto in me dunque. Cioè tu l'hai dentro di te, sì. Ancorato abbastanza forte questo abbastanza senso. Forte, sì. Claudia? No, io non provo né una cosa né l'altra, cioè credo che chi ha questi privilegi ha più responsabilità, cioè nel senso che non è una colpa, perché effettivamente credo che in questo caso colpa non la provi. No, poi, però il senso di colpa è no, molto no, responsabilità. Cattolico, effettivamente, sì. Come diceva. No, quello no, perché ecco, la responsabilità sì, cioè voglio dire cercare attraverso le opportunità che noi e altri hanno avuto nella vita, quindi metterle anche un pochino a servizio degli altri, ma non è certo. Una colpa, è una voglia di dare di più. Ecco, Marisa, quali sono i suoi privilegi? Anche Catherine e Claudia, brevemente, quali sono i privilegi che voi riconoscete come tali? Il fatto di avere un mestiere pubblico e di avere degli vantaggi, di essere molto aiutata, molto guardata, molto ammirata, che può anche essere pesante, ma tutto il privilegio della vita di tutti i giorni in quale io lavoro molto e lo vivo tutti i giorni, il privilegio di essere guardata come una persona come le altre, ma molto differenti nello stesso tempo. E anche dunque, di essere amata, senti questo amore, no? Da parte della gente, no? Sì, sì, sento l'amore, un amore differente dell'amore delle persone che conosco, ma certo. Tipo di amore, di ammirazione, un dunque calore. Una responsabilità di più. Però non è una cosa che mi pesa tanto, perché certo. Per me il più grande vantaggio sarebbe di essere libera, libera sul piano della possibilità materiale che c'è ho e anche il fatto soprattutto di vivere il tipo di vita che voglio vivere e lavorare per il piacere, che però è una non, cosa sì, molto certo. Importante. Vuoi avere tutto il meglio, insomma. No, io penso che ho nessuno svantaggio. No, e quello fa parte della sì. Mia vita, che certo. Del lavoro per il piacere e sono anche amata, dunque. Marisa, di che cosa si occupa? A me non me l'ha chiesto. Te lo chiedo. Sì, no, cominciamo a fare preferenze. No, dimmelo. No, voglio. E perché sono stata troppo lunga? Vedi? No, va bene. No, poi dopo. Poi mi fanno segni. Sì. No, dimmelo, certo. No, il privilegio è che io credo tutte queste cose, è chiaro che le condivido anch'io, certo. Però per me è di aver capito che Dio c'è. La fede? Sì. Cosa che tu non hai, credo, no. Non sei credente, non hai fede. No. Bene, poi ne parliamo, torniamo quando è il vostro turno. Grazie. Marisa, torniamo perché a noi sembra poco e tantissimo. Allora, hai portato anche la tua borsetta, hai paura che te la porti via? No, ne ho bisogno. Allora, io arrivo da lontano, la arrivi, borsa non posso fare arrivi da senza. Lontano. Tu non puoi fare a meno della borsa e dall'orologio, è vero? Sì. Vedi che so queste cose. Perché prendo aereo tutti i giorni, tutti i giorni in questo momento. Adesso guardiamo le foto di Claudia. Ah, il mio? Sì, tocca a te. Li vuoi tenere questi occhiali? Non no, vuoi mi farci ricordo. Vedere i tuoi begli occhi? Sì, te li faccio vedere. Allora. Bravo. Chi è questa meraviglia? Questa è la figlia
di mia sorella. E li amo molto i miei nipotini. Perché sì, perché mi sento molto portata verso i bambini. Sì. Questa? Sì. No, è vero, anche se la mamma, la chioccia, i tuoi figli, i nipoti, insomma, si sa che tu... Anche verso i grandini. Anche, fai anche da mamma sì, sì, a sì. lui? Anche figli... Mamma? Beh, insomma, dopo tanti anni credo che si ricopra anche quel ruolo. Sì. Dopo un po' il rapporto diventa completo, nel senso che sì, è vero che si diventa anche genitori. Anche lui è mio papà. Reciproco? Sì. Questa? Beh, questi sono i miei due figli piccolini, cioè la grande e la piccola, Giacomo momentaneamente non c'era, e queste sono loro due adesso. Le figlie. Vedi come sono Le più brutte. Le figlie sono trasgressive, come si può dire. Sì, è una foto molto forte. Sì, sono un po' trasgressive, difatti. E tu cosa ne pensi? Approvi oppure hai qualche dubbio o comunque... No, io E questa che ti interessa? Questa Beh, qua. Sì, vedere le ragazze grandi così fare la... questi sono capelli. Belle ragazze. Sono bellissime. Sono molto belle, e oggi, è un'immagine di oggi, molto moderna, molto forte. Sì. Si assomigliano molto. Si assomigliano? Eppure sono diversissime. Beh, è vero. Senti, stai lavorando a un progetto per collegare, rapidamente chi ha bisogno con delle strutture pubbliche. Ecco, puoi spiegare esattamente di che cosa si tratta, come si svolge questa assistenza, diciamo? Dunque, vedendo un po'... visto che la gente confonda un vero impegno sociale con un volersi mettere in mostra o cercare in qualche modo la pubblicità, questa è una domanda che faccio ovviamente a tutte. Sì, prima a te perché poi dici che favoreggio. Sì. Dimmi. No, quello ormai è sicuro, ma comunque fa niente. Ma no, è che noi no, ci scherzo, conosciamo da molti anni. No, ma scherzo, figurati. Io non ho il piacere di conoscerti. No. Da... Io l'ho appena conosciuta, Caterina, e mi sembra di averla sempre... Sì. Dimmi, hai temi qualche volta che si confonda o che la gente possa pensare che tu cerchi qualcos'altro che invece il volere semplicemente dare il tuo contributo con Sì, forse amore. Questo rischio sì, potrebbe esserci, ma dato che poi lo scopo è un altro, quindi vado avanti e faccio finta di niente. Sì. A te invece pesa il fatto che potrebbe la gente pensare? Beh, il rischio c'è, ma io penso che non si può fare non a meno importanza, che avere... insomma. Sì, una certa importanza. Una persona molto conosciuta può diventare una persona di servizio pubblico che fa solo delle cose di, diciamo, di carità, no? Delle organizzazioni. Sì, sì. Però uno deve fare le sue scelte sapendo certo. che c'è questo rischio e poi... Certo. Dimenticare. Senti, brevemente, abbiamo poco tempo anche perché il nostro uomo misterioso lo stiamo tenendo, non vorrei farlo entrare al più presto. È stato il ragazzo, non ridere, è stato il ragazzo, misterioso è molto... è stato il ragazzo della Via Gru con la sua denuncia del degrado appunto dell'ambientale. Io amo più le persone che le piante. Cioè amo le piante, ma voglio dire, in questo caso amo di più le persone, sono d'accordo. No, ci sono... Sì, sì, è d'accordo. Sono d'accordo. Ci sono persone che amano più gli animali delle persone. Gli inglesi? Non tutti. Ma io credo che importante sia amare, voglio certo. dire. Poi uno l'amore lo distingue a seconda delle proprie sensibilità. Delle no? proprie anche emozioni, capacità. Io amo le piante, gli animali, tutto. Ma insomma, certo. diciamo che i bambini, gli uomini in genere mi... belline sono fondamentali. Catherine, questa foto è con tua figlia? Foto rubata a Roma. Foto rubata, a Roma la prenderò perché è carina la mia figlia sulla foto. Vedi che se qualche volta le foto rubate possono servire. Ah, ma anche quello le faccio io, anche le foto rubate. Sì. Chiara è tua figlia, Sì, nome. Chiara. E questo è tuo figlio? Sì, Cristian, quando stava al teatro a Parigi, Lui recita? Sì, recita e stava a fare una cosa al... teatro. E questa sei tu dove esattamente? In Niger. Sono andata per fare un'operazione per l'Africa Verde, per fare un film per la televisione, corto. Di fatto io non facevo il film, facevo la voce sul film che hanno fatto portando il grano per aiutare gli africani del Niger a non a dare il grano, ma aiutarle a coltivarlo, ecco, cioè insegnare, insomma, fare... Era un'operazione per Africa Verde. Certo. Senti, il successo spesso dell'attrice porta a un certo egocentrismo e per ristabilire l'equilibrio che si cerca di fare qualche cosa, di dare una mano? Ma io ho avuto la fortuna in un certo senso di essere nata in una famiglia con tante ragazze, dunque
fino a una certa età importante per l'educazione, io ho sempre vissuto con le mie sorelle. Dunque il problema dell'egocentrismo è una cosa che tutti di noi l'abbiamo, e ancora l'attore, attrici certo. di più, ma io penso francamente un po' meno degli altri io. Sì. Poi ho avuto dei bambini molto giovani, dunque quando uno ha dei bambini giovani c'è di più da fare che se stesso. Senti, tu non sei credente, non hai la fede. Ho la fede, ma non pratico e non ho fatto, di fatto i miei figli non hanno nessuna religione. Io sono stata educata in una scuola religiosa fino alle 12 anni e non ricordo che amo tanto. No. Hai avuto, diciamo, un periodo difficile lì. Sì, un periodo difficile per un ricordo. Infatti i miei figli sono liberi di fare... Certo. Senti, hai girato uno spot per Amnesty International, come hanno fatto anche altri attori francesi, sì. Con una persona, cioè con una persona protagonista in questo spot che ha una storia drammatica. È la prima volta che Amnesty cerca di fare un film di un'ora e mezzo, che sta adesso su tutte le televisioni di Francia. In Francia, sì. Alla fine il film per la prima volta va a uscire in un cinema, perché ci sono dunque 35 spot. 35 fatti, attori? 30 o 35, sì, fatto da registi molto importanti con degli attori, e ogni regista ha scelto un attore, un'attrice per fare un soggetto. E tu che cosa hai fatto esattamente? Non ho scelto il soggetto, ho scelto la regista, che è una donna, che si chiama Chantal Ackerman, sì. E ha scelto una signora con un sorriso incredibile che è stata ammazzata durante una dimostrazione di... era una delegazione sindacale, sì. In è quale stata paese? Ammazzata. Salvador. In Salvador. E lei ha scritto un testo abbastanza lungo, abbastanza difficile di fatto da apprendere, ho fatto 3 minuti in un piano solo, e che racconta su un modo un po' poetico la sua vita e l'ingiustizia della... diciamo, di tutto quello che rappresenta Amnesty, di difendere i prigionieri nel mondo che sono... o ammazzati o in prigione per le ragioni politiche. Sì, o torturati. Ho torturato, certo, anche il commentario di un film che avevano fatto sulla pena di morte, perché ci sono poche democrazie nel mondo, e questo si sa troppo poco. Senti, spettacolo e politica, o comunque certe prese di posizione, come quella appunto di partecipare a uno spot di questo genere, secondo te... vanno d'accordo col mondo dello spettacolo? No, non vanno d'accordo, di fatto per questo io non faccio politica. Io faccio, mi sono coinvolta con delle cose del genere per, anche quando sono state le dimostrazioni anni fa per l'Argentina, ma io non faccio niente di politico. E sono delle cose... Sì, però, scusa, un pochino di politica in qualche modo... Sì, Amnesty completamente fuori politica. Amnesty o Africa Verde sono delle organizzazioni che non hanno nessuna relazione, perché questo io lo trovo pericoloso per il mestiere che faccio. Non voglio diventare una persona utilizzata per le... D'altra parte scegli tu quello che vuoi fare. Ecco, scegli, ma voglio scegliere, non voglio essere coinvolta dopo come... Claudia, hai problemi con il cuscino? No, ma gli piace. È un po' come Linus. Ho capito. Senti, tante donne. Parliamo un momentino di questa tua partecipazione appunto ad Africa Verde. Tu hai detto che quando mi ho visto la foto hai dato la tua voce a questo cortometraggio. Sì, il film che abbiamo fatto per la televisione, ho fatto la voce, di fatto per questo sono venuta nel museo, volevo vedere come si passavano le cose. E hai fatto altre cose successivamente per loro oppure no? No, dopo ho fatto delle cose per Amnesty, ma non, per il momento non ho niente per Africa Verde. Invece una settimana fa, 10 giorni fa, insomma qualche giorno fa, hai partecipato a Parigi ad una serata per l'AIDS, noi lo chiamiamo AIDS e SIDA in francese. E sei stata la presidente di questa serata. Sì, dell'ARCAT, sì. E in che cosa consisteva e che cosa state cercando di fare? L'ARCAT è un'organizzazione privata che dà l'informazione per la medicina, per anche chi vuole, si può fare, come si dice, un peu s'abonner. Un peu? Abbonarsi, sì. Abbonarsi è una cosa, una rivista molto... molto seria sulla possibilità di avere informazioni sul SIDA. E io l'altra sera ho parlato con il professor Montagnier, che è un grande specialista. Sì, è conosciuto anche in Italia. Ha detto una cosa terribile alla fine del suo discorso, ha detto se non salviamo tutti non si salverà nessuno. Fa riflettere. Sì, fa paura.
Catherine, sì. Bella, ricca, famosa. No, ricca lo può levare. Allora, no, guadagna molto soldi, ma ricca no. Dipende dai punti di vista. Allora, ah, no, no. Allora no, facciamo non è la così. Stessa cosa. Senti, allora facciamo. Essere ricca. Bella, famosa, benestante. Très dépensière. E spendacciona. Comunque, la fine della domanda rimane uguale. Che cosa ti manca? Tempo. Solo? Beh sì, amore ce ne ho dei figli, amore ce ne ho, ma tempo per fare delle cose personali e delle cose come tutto quello che mi ha detto oggi. Io ho molto appetito di vivere e questo periodo della mia vita è vero che mi sento più tempo e desiderio di aiutare della gente che, che mi coinvolge. Che ti coinvolgono, sì. Comunque per le quali persone tu hai un trasporto. Sì. Senti, lasceresti il cinema, che no. Ami tanto, non ho finito la domanda. No, ma già... allora non te la faccio. Mi lascerò il cinema, ma non lascio il cinema per il momento. C'è qualcosa? Beh, hai detto che non lo vuoi sapere. Per un uomo, allora. Per no? Amore? No, sarebbe... Ti prego, dillo, perché sarebbe curiosissimo. Ormai no, ma io sono estrema del vivo. Perché la conosco e non l'ho vista da tanti anni, Caterina. Scusi, ecco. Qual era la domanda? La domanda è, lasceresti appunto il cinema per occuparti a tempo pieno di una missione che senti in particolar modo, dire, hai questa... folgorazione, questa chiamata e quindi lasci tutto per dedicarti agli altri a tempo pieno. Francamente no, l'unica possibilità, ma sarebbe una cosa molto masochista di evocare questa cosa oggi, sarebbe di perdere tutta la mia famiglia in un accidente, una cosa non so di quel genere, ma se io perdevo tutta la mia famiglia, certo, i tuoi affetti, avrebbe bisogno di dare il mio amore in un'organizzazione e non penserò di andare avanti con il cinema, naturalmente certo. No. Va bene. Ma in fondo lei svolge anche un ruolo di questo genere, perché le platee sono piene a guardarla, ad ammirarla, a divertirsi, sì, ad emozionarsi. Se anche questo è un modo di dare, certamente, infatti sì. È legato anche alla storia del sorriso di questo malato che Marisa ha saputo regalare. Bene, a questo punto facciamo entrare il nostro uomo misterioso, che forse non lo è affatto, che è il presidente Giulio Andreotti, presidente del Consiglio. Presidente, buonasera. Benvenuto, buonasera. Grazie di essere fra noi nell'AREM. La mettiamo fra queste due bellissime signore. Buonasera. Buonasera. Queste tre, sì, certo, ma voi due, da questa parte, dicevo, non che Marisa. Allora, vedo che ha preso con attenzione, così fatto, rispettato il suo compito, sì, note di questi. Nel mio diario di stasera potrò scrivere cose che normalmente non scrivo, perché. Tanto è star mezz'ora intero zitto, non mi capita di in gabbia, è in gabbia. E anche poi. In gabbia. Si deve sposare così, no? Non... Sì, e poi mi sono molto interessato a quello che avete detto e a tutti i temi che avete suscitato. Sembrava un monastero però, com'era, un pochino claustrale. Lì quella grata era un pochino la grata. Ma è un harem, quindi... Beh, comunque meglio le grate del monastero che altre grate, ma... Che cosa ha notato allora? Andiamo per ordine di così di frasi dette che magari... Intanto il ricordo di Allasio mi è piaciuto moltissimo, perché è stato uno dei giocatori che entusiasmava non solo i giovani, perché io non ero già più, ma gli altri, tutti quanti. E poi una domanda che voi vi siete poste, cioè se uno deve dare in quanto in un certo senso sente quasi in colpa di star meglio degli altri, questo è un quesito importante, però credo che più che porlo come così il risultato di un senso di colpa, penso che sia invece come una spinta di solidarietà, che c'è molto di più di quello che sembri. Questa è la cosa importante, perché i fatti negativi hanno un eco enorme, subito la cronaca ogni giorno ne porta. Il fatto che ci siano, qui da noi si calcola circa 5 milioni di persone. Sicuramente di più, sì, ce ne sono state comunque. Sia qui, sia ce ne sono alcuni che vanno in terre lontane, fanno un impegno per star 3 anni, poi stanno 9, 10, quando tornano spesso nella loro professione l'erba è stata tagliata, quindi hanno molte difficoltà. E credo che questo serva. E la domanda che mi avete posto all'inizio, perché lo Stato? Certo, ci può essere una spinta, lo Stato moderno deve far fronte a molte cose che una volta lo Stato non doveva curare.
però c'è tanto che deve essere, può essere fatto solo silenziosamente, in modo disinteressato da privati. La cosa importante è abituare anche un po' i giovani a questo, non per farne dei musoni o per metterli a contatto necessariamente con cose che li rattristino, ma per dar loro un senso di equilibrio nella vita. No, io sentivo questa spinta da parte appunto del privato proprio perché ci sono delle carenze che sono a volte insopportabili. Il progetto di Claudia un po' rispecchia questo spirito. Quello l'ho preso nota con interesse, ma in tutto questo campo, per esempio tutto il campo degli immigrati, bisogna mettersi con uno stato d'animo un po' diverso da quello che ci si ha di regola, di dire ma questi sono pericolosi, noi già non abbiamo lavoro per noi, non abbiamo case, non abbiamo... tutta gente che normalmente viene via da dove sta perché non vive. Già i singoli paesi, noi stessi, facciamo abbastanza come cooperazione allo sviluppo, però bisogna moltiplicarlo, e moltiplicarlo non solo per un atto di solidarietà, ma anche per un interesse di sopravvivenza di un'Europa così come oggi. Dobbiamo riconvertire i cuori, perché... Sì, certamente questo conta, perché non è solo un problema materiale. I nostri, verso, cioè anche aprirsi... quelli dei politici, forse. Certo, sì, primi. Ecco, non sentito, solo i nostri, perché... Mi interessa perché lei ha detto, politica non ne farei mai, questo... Perché, che idea ha della politica? Ho l'idea che per le attori come o le attrici hanno un ruolo pubblico molto importante che può avere un'influenza sulla gente molto, molto facilmente, quello si vede quando si fanno tutti questi test dopo le trasmissioni televisive. Dunque io trovo che il ruolo degli attori è molto pericoloso, nel senso di influenzare la gente con le loro, diciamo, fenomeni di simpatia. Il problema è che oggi la simpatia di una persona è molto più importante del contenuto del discorso. È vero che io ho molto rispetto per gli uomini politici. Io troverebbe un po' difficile di pensare che l'influenza potrebbe essere data dall'immagine delle persone che hanno così fisicamente un certo charme, una certa simpatia. Io penso molto di più degli uomini e delle donne. Al contenuto, non alle apparenze. No, sotto questo aspetto ha ragione. In America si dice che Lincoln, con quel suo aspetto un po' triste, se ci fosse stata la televisione non sarebbe mai stato eletto presidente. Quindi questo può essere un rischio, indubbiamente, che uno sia eletto più per doti di comunicativa che non per doti. Però vorrei dire, a parte esempi che preferisco non citare, noi al Parlamento italiano noi abbiamo Modugno, abbiamo Gino Paoli, i quali Strehler hanno fatto il loro lavoro. A me anche in Francia ci sono degli attori e delle attrici che fanno, soprattutto attori più delle attrici, però io no, devo dire la verità, sono molto vicina a delle persone in politica, ma non voglio ufficialmente... Abbiamo parlato di attori che lei non è d'accordo con riguardo al discorso che gli attori a servizio della politica potrebbe essere rischioso. Ma io devo dire la verità che una volta che sì, il Fronte Nazionale in Francia, sì, Le Pen aveva veramente una possibilità di diventare un uomo più importante di quello che è adesso in Francia, sarebbe per me l'unica ragione di alzarmi politicamente. Dunque, le passo queste foto, Presidente. Prego. Che la ritraggono con questi bambini albanesi che lei ha adottato, adottato fra virgolette. Adottato è un termine... Esatto, no, di cui si occupa. Sì, questa è stata una delle grandi delusioni della mia vita, perché noi parliamo tanto di privato, di pubblico, che si vorrebbe che il pubblico si occupasse meno di cose, i privati si potesse occupare di più. Quando ci siamo visti arrivare in un giorno 23.000 albanesi, lui aveva avuto un'idea, disse, ma in fondo se 23.000 famiglie italiane prendessero la cura di ognuno di questi, noi risolveremo il problema, e ci sono molte di più di 23.000 famiglie che potrebbero farlo. E chi ha risposto a questo appello, Presidente? Siamo 18 persone, allora io ne avevo presi due. Tre? Erano due, poi siccome quando sono andati a prendere nel campo dove stavano, erano in tre, c'era un altro bambino con loro, allora mi pareva ingiusto, li ho presi. Adesso, questa è... Mi dispiace, io l'ho detto allora, ma non perché volevo fare l'esibizionista, ma perché speravo di dare un certo esempio. Purtroppo certo, devo dire lanciare che un appello. Siamo stati può darsi pochi. Che chi ci guarda in questo momento magari sì, ci ripensi, perché, o ci pensi. No,
se no si dice solo lo Stato, e poi ci siamo trovati, dopo ne sono venuti altri 20.000, e noi non siamo stati in condizione di prenderli, perché dove li mettevamo? Certo. Abbiamo dovuto rinviarli, abbiamo però fatto un lavoro di assistenza in Albania, attualmente con 700 nostri soldati che stanno lì per distribuire gli aiuti, per regolare, cerchiamo di dare una mano, è una nazione vicina, una nazione molto povera, ma ripeto, è stata una grande delusione, speravo di avere un po' più di capacità di convinzione. Che tipo di rapporto hai instaurato con questi tre ragazzi? Li va a trovare spesso? No, veramente no, li ho visti poco, perché loro sono in un collegio dove stanno bene, qui a Don Salvatore D'Angelo. Don Salvatore D'Angelo, sì. Questo è un sacerdote meraviglioso che, appena finita la guerra, era un giovanissimo sacerdote, fu molto colpito dal fatto che a Napoli c'erano dei bambini neri, figli di soldati neri e di donne napoletane. Lui prese questi bambini e cominciò a creare una piccola comunità, poi fece una piccola banda e ha finito col creare un istituto che ha avuto anche 800 persone, con una bellissima scuola di meccanica, scuola di lingue, certo. Fa molto bene. Senta, lei condivide quello che abbiamo detto prima, appunto, che chi vive nei privilegi ha così un dovere, diciamo, di dare una mano, sì. Di cercare di aiutare gli altri, insomma. Guardi, dipende molto anche dall'abituare, come ho detto prima, i ragazzi. Io sono gratissima a mia madre. Mia madre mi mandava a giocare nell'istituto dei bambini ciechi, perché mi ha detto: devi sempre abituarti a guardare chi sta peggio e non chi sta meglio. E io di quello ne ho avuto così spesso un indirizzo. Poi con la studente andavamo qui in periferia di Roma, nelle borgate. Ci chiamavano addirittura i signorini, eravamo dei poveretti noi, però potevamo aiutare a fare un po' di ripetizione ai ragazzini per studiare, si creava una certa solidarietà, anche lì ho imparato molto. E occorre che questo spirito non sia fatto diminuire, però ripeto, quando poi mi vedo in giro, dovunque vedo delle cose straordinarie di tanta gente che non fa chiasso. Poi abbiamo fatto adesso la legge per inquadrare queste azioni di volontariato, ma non per burocratizzarle, sarebbe un guaio, ma per dare una certa regola. Io poi credo che essere buoni sia un buon affare, convenga. Beh, questo non so, sì, dipende. Sì, probabilmente lo è anche, ma insomma non deve essere proprio il fine per sì, cui uno giustifica è buono, questa no? Scelta. No, certo. Uno certo è più sereno in coscienza e sta meglio oltretutto. Ma forse chi non ha fede come Catrino, o comunque chi no, ho detto ha che fede ma non ha fede, non è forse niente, più difficile invece aiutare gli altri quando si ha quel tipo di così di però non credo, guardi, io non credo. Intanto, per esempio adesso qui a Roma siamo cercando di fare qualche cosa di più insieme anche con i protestanti, in modo di non fare proprio questioni particolaristiche. Poi c'è molta gente che ha una grande onestà naturale e fa molto del bene anche non avendo. In fondo noi crediamo che la fede è un dono, e se è un dono nessuno di noi ha il merito di averla. Certo, cioè è una grazia. Essenziale è camminare in un modo diritto. Certo, sì. Anche sua moglie Livia si occupa di molte cose, si occupa abbastanza. Si occupa di bambini spastici, si occupa di drogati, sì. E si dà, diciamo, sì. Da molto del suo tempo per dà abbastanza cose. Specialmente adesso che i nostri figli sono grandi, i nipoti sì, vengono da noi uno o due giorni alla settimana, ma poi il resto mia moglie è libera, allora può fare molto di più. Vogliamo parlare del suo libro, appunto, per rimanere nel tema anche di questa puntata dell'AREM. Governare con la crisi, ecco, cosa c'è dietro la facciata di 50 anni di crisi di governo dal dopoguerra ad oggi? Io le passo il libro. Sì, ma vede, io ho cercato, riassumendo in modo particolare dal mio diario, di dare una risposta, perché in giro, anche fuori d'Italia, dico: ma come in Italia avete ogni anno, addirittura anzi come media ogni 11 mesi, una crisi ministeriale? È qualcosa che stupisce molto gli stranieri. È vero, sì, però a questo si risponde che nelle grandi cose, cioè per mantenere la libertà, nelle scelte di politica estera, in fondo siamo forse una delle nazioni più stabili che esistono. Allora, dietro questa facciata di balletto, però c'è una certa stabilità e
Detto questo, però, diciamo che modifichiamo parecchie cose. Beh, ecco, sì, forse per il pubblico, comunque per... sembra quasi un ottimista come visione, invece credo che c'è una sensazione di malessere proprio in questo momento, anche per rispetto all'Europa, rispetto a questi altri paesi che ci guardano. Sì, però se poi andiamo a guardare, ognuno dei paesi ha dei suoi problemi, non è che gli altri siano... Gli altri hanno fatto molti cambiamenti, dalla Quarta Repubblica, De Gaulle... Prima con la proporzionale, poi con un'altra legge, c'è una stabilità certamente, almeno nell'apparenza, maggiore. Noi dobbiamo fare delle riforme costituzionali. Io nel libro, vedendo quali sono le cause, almeno secondo me, di questi 50 momenti in cui ci siamo fermati per dover poi ricominciare, spero che il discorso delle riforme passi dall'astratto al concreto, cioè si possano trovare delle strade per andare meglio, e questo dobbiamo farlo anche proprio per l'Europa, perché l'Europa che si unisce sempre di più ha bisogno anche di procedure molto più spedite e anche di un tipo di formazione diversa, perché dobbiamo oggi dare la formazione ai ragazzi con le lingue, con la conoscenza anche della storia degli altri paesi. Grandi progetti, però cioè, gli stranieri, credo di interpretare, cioè, ho letto, pensano che l'Italia fa delle leggi, le fa bene, le propone, però queste leggi non vengono mai veramente applicate come dovrebbero essere, e questo forse anche crea un disagio. Certamente una delle doti che apprezzo di meno è una furbizia che porta a ritenere che le leggi devono valere per gli altri ma non per se stesso, e questo c'è molto, però se noi guardiamo, siete tutte molto giovani, ma se noi guardiamo l'Italia degli inizi del dopoguerra, un paese agricolo, un paese con un reddito e con un tenore di vita che è quello oggi dei paesi che noi chiamiamo sottosviluppati, con i consumi, un grande cammino noi l'abbiamo fatto e siamo arrivati a essere uno dei 7 paesi industriali del mondo. Certo dobbiamo stare attenti, perché non sono posizioni di rendita, dobbiamo mantenercene, però dobbiamo anche non buttarci giù, questo dobbiamo riconoscerlo. Certo. Senta, Presidente, qualcuno, lo citiamo, Beniamino Placido, l'ha definito uno scrittore mediocre. Sì. Ecco. Che effetto le fanno queste critiche negative, insomma, vuol dire, allo scrittore, ma anche forse al politico? No, guardi, un po' di critica serve, perché sennò uno è portato a andare in superbia, a montarsi la testa. Come scrittore mediocre probabilmente è anche vero, in genere scrivo anche abbastanza in fretta, quindi se avessi molto tempo per ritoccare, rivedere, fare parecchie edizioni prima di dare... In tipografia riuscirei meglio, però allora non riuscirei a fare il resto del lavoro e non ci rinuncio. Io vado a leggere il libro adesso per fare una apprezzazione personale. Sì, ma la parola mediocre. Sì. Un écrivain médiocre. Non, mais c'est pas méchant, c'est pas méchant. Non, médiocre, c'est-à-dire, c'est pas le style, tu vois, il parle du style. E il contenu, il contenuto. C'è ça, justement. Sì. Il contenuto. No, ma le manderò qualche libro mio, forse più interessante di questo, perché questo riguarda un po' troppo la storia interna dell'Italia, di cui giustamente lei può interessarsi meno. E le critiche all'uomo politico invece, quando ci sono, come la... Guardi, mi fanno bene, ripeto, come ho detto prima, mi dà un gran fastidio quando so che uno che fa una critica non crede assolutamente invece a quello che dire, perché cioè, un po' in tutti i campi, anche nel campo degli artisti, non è che ci sia poi tutto questo mondo celestiale, no? Meno male, sì, ma quando per esempio si fanno delle polemiche su cose che uno sa benissimo che non sono vere, allora questo mi fastidisce, e sì. Se uno invece mi critica per una cosa che è abbastanza giusta o che è opinabile, questo allora è normale che sia così. No, volevo chiedere una cosa al Presidente, visto che siamo prossimi al Natale, sai che c'è questa bella abitudine di scrivere letterine, io per esempio, anche se non ho più l'età, la scrivo lo stesso, la scrivo a mia mamma. Ecco, se dovesse fare una letterina a Gesù Bambino, cosa scriverebbe? Ma vorrei che... Questa l'hai letta qui, questa domanda? No. Non c'era questa domanda. Vorrei che il 1992 fosse un po' meno agitato del 91.
Perché noi, sia in Italia, dove tutti sembriamo presi da grande nervosismo, e sia in genere fuori, perché mentre tutti siamo molto soddisfatti che non ci sono più le dittature, che il comunismo è finito, però ogni giorno vediamo le code di queste dittature che sono terribili, dalla Jugoslavia all'Unione Sovietica, repubbliche che nascono, dissidi che si sviluppano. Non che, per carità, vedo per fortuna nessuna nostalgia di Stalin o del periodo precedente, però abbiamo bisogno di un 92 all'interno per poter fare veramente un po' di riforme, ma di farle, non di parlare solo di riforme. Quindi... E in Europa di poter camminare un po' di più guardando i problemi essenziali, però anche qui, non perché io sia ottimista di natura, ma se penso ai momenti che noi abbiamo vissuto in cui siamo stati più volte all'orlo della terza guerra mondiale, oggi vediamo che metà dei missili già sono stati smantellati, mi auguro che se ne smantellino ulteriormente, si smobilitano una parte notevole degli eserciti, tutto questo cammina nel senso giusto. Certo. Questo chiederebbe a Gesù. Eh sì, non è poco. Poi, ce lo chiedi... poi magari chiederò questa la vostra lettera, però ho ancora delle domande da fare. Prego. Al Presidente. Ecco, a parte che non so come fa ad avere il tempo anche di scrivere il suo diario, i suoi diari, sì. Il libro, occuparsi di tutto quello che, di cui si deve occupare, viaggiare, eccetera. Ecco, voglio dire, in casa... Come si occupa delle piccole e grandi cose? Di casa? Sì. No, quasi niente, veramente. No, che cosa fa in casa? Beh, spesso lavoro anche in casa. Quindi arriva dal lavoro per lavorare in casa? Sì, questo, anche perché ho una grande fortuna però, perché posso dormire poco e mi basta. Quante ore dorme? Che fortuna. 5 ore mi bastano. Però se posso il pomeriggio poi un quarto d'ora di... relax, quello che a Roma chiamiamo pennichella, quello straordinario per ricaricarsi fino alla sera. E ci riesce ogni tanto? Sì, sì, ci riesco, ma per lavorare molto è questione di organizzazione, perché io vedo anche alcuni nostri amici che li vedo sempre stanchi, hanno bisogno di andarsi a riposare, non ho mai capito di che cosa si devono riposare. Nervi. Eh? Ci sono gente molto nervosa che ha bisogno di riposare. Perde molta energia. Certo. Sì, e poi quelli fanno venire il mal di nervi anche agli altri quando lo comunicano. Senta, Presidente, però so che ogni tanto lei riesce un pochino a divertirsi o comunque a rilassarsi. Ecco, cavalli, carte, collezioni, è così? Sì. Lei gioca a Gin Rummy, se non sbaglio. Gin Rummy mi piace moltissimo, la domenica pomeriggio, quando posso, ci gioco volentieri. E gioca con amici di lunga data, magari ex compagni di scuola oppure gente della politica? Siamo sempre a esaurimento, nel senso sono pochi, ce n'è uno veramente che è rimasto e con il quale mi trovo anche la domenica. Per il resto gioco con amici, con le loro mogli, e siamo molto bene. All'ippodromo quando posso ci vado, mi piace moltissimo. Una delle cose per cui mi piacerebbe vivere a Parigi, ci sono le corse tutti i giorni, con tanti ippodromi. Soprattutto una volta all'Arco di Trionfo mi sono sentito... veramente gratificato, perché... E le collezioni? No, le collezioni... Io so di una cosa, tutti mi dicono, ma no, non è vero, vedrai, glielo dirà il Presidente, non ti dirà... Delle candele, io quando l'ho intervistato molti anni fa, mi disse che aveva fatto collezioni di candele. Ah, ma quelle però non ne ho più, no, perché erano quelle candele specialmente... Le ha consumate? No, ma poi l'ho regalata a qualche convento, perché specie nei paesi di lingua tedesca fanno in modo... E anche qui da noi in Alto Adige fanno delle candele molto belle, molto scolpite. Lavorate, che poi peccato, sono fatte per le feste. Bella... No, io ho dei campanelli, così, ma ne ho, per carità, ne ho abbastanza e mia moglie non ne vuole più. E poi ho... Ma scusi, campanelli come? Campanelli, crochet, sì. Perché, Che cosa hanno di affascinante? Di affascinante è questo, mi regalò, appena ho cominciato la mia vita politica, un vecchio presidente... Mi regalò il campanello con cui aveva presieduto una seduta un po' triste, quella in cui si era insediato il governo di Mussolini. E allora da quello poi mi regalarono altri campanelli e ne ho un armadio pienissimo. No, non è che abbiano un valore particolare. Ma possono tornare buoni un giorno o l'altro, suonarne qualcuno. Suonare tutti insieme, oppure come piccole armi improprie.
prima che si abbassino le nostre luci vorrei ancora fare tante, ne vorrei fare una tutti. Un po' impertinente, me lo consente nell'area? Forse non risponderà. Se, no, potranno, no, non suggerire. No, dipende dal grado di impertinenza. Si dice che un apprezzatore di belle donne che ammira la bellezza. Lei conosce femminile. Qualcuno a cui piacciono le donne brutte? No, però voglio dire... Così, qualche non sadico c'è? Sì, no, ci sarà. Vabbè. E sua moglie è gelosa di questi suoi apprezzamenti? Ma io penso che non gli ho mai dato un vero motivo. Per il resto, adesso vedrò dopo questa trasmissione cosa mi dirà. Cosa dirà? Non c'è bisogno di pretesto per essere geloso, credo, no? È vero. No, è apprezzare vero. La bellezza non è... Immaginazione. Sì. La bellezza è un dono di Dio, in fondo, bisogna pure ringraziare Dio per questo. Certo. Vorrei fare un'altra domanda ancora un po' impertinente. Prego. Un po' di più. No, questa è curiosa. Ho saputo che lei ha fatto la sua richiesta di matrimonio a sua moglie, ovviamente, in un cimitero. Non è non è proprio il cimitero, ma per questo. Noi eravamo andati, mia moglie l'ho conosciuta perché era cugina di un mio compagno di liceo e che purtroppo morì in guerra. Allora eravamo andati un giorno alla tomba di questo mio compagno e suo cugino, no? Sì. E allora poi uscendo ho detto quelle che erano le mie intenzioni. Quindi non proprio al cimitero, forse a uscendo 50 metri dal cimitero, ma in un clima in cui mi ricollegavo idealmente, calmo. Perché una delle cose brutte della guerra è appunto che falcidia delle generazioni, quindi rompe anche tutta una serie di relazioni, di affetti. Certo, beh, è curioso come luogo, sì, cioè, dire, una grande emozione. Sì. Beh, si ricorda come glielo disse, con che parole? No, guardi, sono passati tanti di quei secoli. Secoli no, comunque no, è abbastanza no, curioso. Insomma, eravamo nel 42. Io vorrei chiederle anche questo, Presidente, se ha un po' di nostalgia per gli anni 50, quando appunto era incaricato così di occuparsi di spettacolo con il... Sì, perché non c'era allora il Ministero dello spettacolo, il sottosegretario della Presidenza l'ho fatto per 8 anni, si occupava anche di questo, si presiedevano le commissioni di revisione, di premi, censura anche, no? La censura, dicevano che lei era cattivissimo. Non direi. Severo. No, non direi, guardi. No? Quando poi ho conservato dei buoni rapporti con quel mondo, che vuol dire che molto severo non lo ero, credo di essere abbastanza giusto, poi i tempi evolvono. Severo e giusto è... Severo e giusto è l'ottimo. Io credo di esserlo. Non... Quali erano i film dell'epoca che lei ricorda, che la colpirono, gli attori, l'atmosfera anche?